Ciao. Allora, oggi recensisco questo. Ah, che bello! Allora, per il momento di The Batman Movie della Lego, ho preso solo questo set. Non so se prenderò altro. Volevo prendere anche l'Arkham Asylum, solo che allora, costa tantissimo, costa 159 € mi sembra. Aspettate che controllo, mi sembra costi sui 159 €. Adesso vado su lo store Lego. Allora, esatto, 159,99. Ah no, ok, questo qui sì. Quindi costa un po'. Volevo prenderlo in realtà per fare, come si chiama? Una specie di casa stregata, perché comunque come edificio ci sta, per appunto metterla nella mia città paranormale. Solo che su Lego Ideas c'è una certa casa che è in approvazione da parte di Lego, che io spero tanto, tanto, tanto che la provino, perché se per caso esce, la prendo. Perché quella casa è la casa della famiglia Adams. Sì, esatto, proprio quella. La magione della famiglia Adams. E è quella del film degli anni 60 e è bellissima, anche costasse 300 € non me ne frega niente, la prenderei. Comunque sto divagando come sempre, ritorniamo. Ma se per caso non esce, non la fanno uscire, prenderò l'Arkham Asylum, perché poi comunque ci sarebbe anche una casa stregata di un set vecchio della Monster Squad, mi sembra, che però purtroppo è fuori produzione e l'ultima volta che ho controllato costava sui 300 €. No, grazie. Quindi, vabbè, così. Vediamo cosa prenderò. Magari prenderò, wow, prenderò altri set di questo, però devo vedere perché lo spazio è limitato. E intanto ho preso questo perché è fighissimo, perché c'è Catwoman che guida questa moto che è fighissima, che ho già montato ed è stato fighissimo montarla. È stato wow, cioè prendetelo solo per montare questa moto. È bellissimo montare questa moto. Ok. Comunque, il set è il numero 70902 Catwoman Cat Cycle Chase, cioè l'inseguimento del Cat Cycle di Catwoman, della cat cicletta, non so come si possa tradurre in italiano, vabbè. Qui c'è il logo The Batman Movie, che io non vedo l'ora di vederlo perché sembra fighissimo. E poi come minifigure c'è Batgirl, oops, Batgirl, c'è Robin e c'è Catwoman. Qua fa vedere appunto un po' di scene, vedete qua, tutte scene tattiche con il lampione che si piega per fare danni, insomma, a Catwoman che ha rubato il rubino. Qui c'è Catwoman appunto che sta rubando il rubino, il diamante lo lascia lì, non si sa perché, vabbè. Qui appunto c'è, fa vedere che si può spostare in giù per far male, eccetera. Qui c'è l'inseguimento. E qui c'è Build Something Batman. Wow. Lato è questo. Questa scena. Su questo lato
C'è questa qui che è un'applicazione che però ancora non è uscita, che si chiama Lego Life, che da quello che ho visto praticamente sembra un po' tipo Mitomo, però con i Lego. Non vedo l'ora che esca. E poi qua sopra c'è appunto. Ah, ecco, no, aspetta. E ovviamente non c'è in italiano. Catwoman Cat Cycle Chase. Comunque qui c'è una lingua che assomiglia moto felina de Catwoman, cioè moto felina di Catwoman, vabbè, ok. E qui c'è di nuovo appunto Catwoman con Robin e Batgirl che combattono. E qui c'è la minifigure 1 sta 1 di Batgirl. Ok. E questa è la scatola. Poi c'era il libretto di istruzioni, che è questo. Qua praticamente c'erano due sacchetti. Il primo era per costruire la moto e Catwoman, mentre il secondo, aspettate che torno indietro, ok, era per costruire la facciata del negozio di gioielli e poi Robin e Batgirl. E, ok, adesso vediamo di vedere il tutto. È bellissimo, oh mio Dio. Allora, adesso vi faccio vedere prima le minifigure. Aspettate che così, ok. Qui c'è Catwoman con la sua frusta. Aspetta, gliela tolgo. Praticamente è anche quell'accessorio che hanno usato per fare il collegamento dei zaini protonici dei Ghostbusters. Lei ha questa tutina viola, bellissima, aderente, con questi particolari argentati. Ha questa maschera che è praticamente un casco con le orecchie da gatto, e la maschera assomiglia moltissimo alla Catwoman che c'è nel videogioco Arkham Asylum, solo che lei invece che averla tutta viola mi sembra ce l'abbia nera. Comunque qui c'è questo sorrisino così. Aspettate, tolgo il casco così vi faccio vedere le due espressioni. Lei ha questa espressione qua. Mettiti a fuoco, perfetto, così. E l'altra invece è questa, che è un po' arrabbiata. Mettiti a fuoco, ok. Catwoman è uno dei miei personaggi preferiti. La moto è qualcosa di bellissimo, guardate. Allora, è tutta costruita con quasi tutti i pezzi Technic, con qualcosina di pezzi normali. Guardate, ha due ruote giganti, è bassissima, cioè sta proprio praticamente a livello terreno. Qui si vedono i pistoni, penso siano questi, il manubrio. Qua c'è la luce. Qui c'è. Te calzo il manubrio, qui c'è il coso dei comandi che ha due fiamme viola, bellissimo. E poi vabbè, i tubi di scappamento sono qui, cioè wow. E Catwoman praticamente sta seduta così, così. Bellissimo, oh mio Dio. Poi i pezzi avanzati sono questi. Ah sì, poi un'altra particolarità. Tutti questi personaggi nuovi, invece che avere la cintura disegnata sul busto, diciamo, hanno questo pezzo qui che adesso vi faccio vedere perché c'è qua tra i pezzi extra del primo sacchetto. Allora, dei pezzi extra più particolari c'è un'altra frusta. Un'altra cintura, vedete? È uno di quei pezzi che va a incastrarsi nella parte delle gambe. È fatta così. È viola.
Poi altri pezzi particolari, qua c'è un altro coso, un altro pistone, una lucina rossa, una e che cacchio, scusate, ok, una lucina viola, poi vabbè altri pezzi tipo questo, strano, io questo qua non l'ho neanche messo, mi sa che, aspettate, mi sa che era un pezzo che mi sono dimenticata di mettere da qualche parte, era un pezzo qua sotto, vabbè, comunque così, e poi c'è l'altra scenetta con Robin, che hanno questi mantelli lucidi da una parte e opachi dall'altra, che sono molto carini secondo me. C'è lui che c'ha sta faccia, è bellissimo, con sta pettinatura un po' così. La classica tenuta da Robin del telefilm degli anni 60, col simbolo, la lettera Robin qui. E lui ha due espressioni. Allora, praticamente ha la... cioè, parliamone. Ok. Lui ha questa espressione qui e poi questa, preoccupato. Vabbè. Ah, bellissimo. Che poi c'è nel trailer mi ha fatto ridere tantissimo. Si mette sta... si mette la divisa e anche i pantaloni. Lui dice, oh, sono troppo attillati e se li strappa e rimane in mutande. Bellissimo. Però magari ve lo linko in descrizione così vi fate quattro risate. No, comunque carino. Dietro è così. Bellino, bellino. E Bad Girl è in viola e giallo con anche lei la cintura, il mantello sempre lucido da una parte e opaco dall'altra. Ha questa maschera che è molto particolare perché vedete, c'ha questa parte qua che si può staccare, vedete, è la coda, molto bella, molto molto bella. E poi al Batarang giallo, al simbolo appunto suo di Batgirl, tutta è fatta così. E dietro, aspettate che faccio così, dietro è così. E anche lei ha due espressioni, una così e l'altra invece sorridente. E queste sono le due minifigure. Poi qui c'è, diciamo, il fronte della vetrina. C'è la porta con uno sticker closed, cioè chiuso. Le due gioielli. Qua c'è, cioè, tipo, è un gatto. Va bene, ok. Qui c'è un bidone. E qui c'è un cartello con, io penso sia un gatto su un ramo. O qualcosa del genere, che dice help, aiuto, ecco, no? E qui c'è il lampione che si può appunto abbassare così, però può anche stare dritto, la tendina qua davanti, e poi praticamente è così. Penso che lo metterò come se fosse una specie di display di un negozio. Cioè, che non è un vero e proprio negozio, è più un display con i gioielli per far vedere, tipo, abbiamo queste cose nel nostro negozio. Lo metterò da qualche parte con un muro. Farò magari un muro dietro per far vedere appunto che non è un vero e proprio negozio nella città. E poi, vabbè, poi qua c'era sotto la scatolina dove c'erano dentro i mantelli. E poi qua di avanzo. Di particolare c'è due Batarang, uno e due, e poi un'altra cintura gialla di Bad Girl, e poi vabbè altri pezzi normali così.
Bene, ho finito. Allora, alla prossima. Ciao!